Buongiorno, io sono Angelo Visconti, il consulente della Naturale Bau per la Campania e siamo qui presso lo studio di architettura sostenibile degli architetti Fasano. Vorremmo parlare brevemente di una riqualificazione estremamente interessante che è stata fatta nel cuore del centro storico di Salerno, dove abbiamo adottato tutta una serie di soluzioni. Per cui io passerei immediatamente a fare delle domande all'architetto. Insomma. La prima è: che situazione avete trovato quando siete andati lì in quell'appartamento? Noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di incredibile caldo, soprattutto un altissimo tasso di umidità. La dottoressa che ci ha commissionato l'opera di risanamento addirittura ci raccontava che riusciva a dormire la notte, soprattutto in estate, e con gravi ripercussioni anche sulla sua vita di tutti i giorni, ovviamente. E da dire che l'appartamento è all'interno del centro storico di Salerno, proprio di fronte al Duomo, per cui era anche difficile per noi poter congegnare un tipo di intervento che potesse sì garantirle una migliore vivibilità all'interno e nel contempo fiche, se non nulle, nel confronto, diciamo, dello storico. È un palazzo del 1000, quindi tutti gli interventi fatti dovevano essere di minimo impatto e altamente riqualificanti. Lei non aveva neanche un impianto di riscaldamento perché non necessario durante l'inverno, o perlomeno si riscaldava con una pompa di calore e raffrescava molto in estate, aveva il condizionatore acceso tutto il giorno. Quindi l'intervento è stato mirato su questo. Primo limite, il grande infisso verso sud. Questo è stato schermato con dei sistemi, lievemente modificabili e amovibili, e la parete verso sud è stata isolata con un pava dentro da soli 4 cm, con il quale siamo riusciti ad ottenere, grazie anche ad una buona inerzia termica muraria della muratura esistente, addirittura uno sfasamento di 21 ore, cioè questo significa che l'onda di ritardo del calore entra all'interno dell'abitazione dopo 21 ore che il sole vi batte costantemente. Questo è un grandissimo risultato perché poi, abbinato anche ad una ventilazione controllata interna, ha permesso, diciamo, di raggiungere un comfort ottimale. Sull'inverno anche, ovviamente, sull'invernale abbiamo avuto anche dei risultati notevoli. Racconto un piccolo aneddoto. Montavamo il cappotto di Naturalia Bau durante dei rari giorni di freddo salernitano, c'era la neve, non si vedeva da penso 20 anni. Un caso eccezionale. E una volta montato il cappotto stavamo tranquillamente tutti vestiti con una magliettina di cotone e lei veniva da fuori, si è tolta il cappotto e ci ha abbracciato tutti perché ha sentito subito la differenza tra fuori e dentro. Quindi lei magari sull'invernale si preoccupava di meno, però le abbiamo dato anche questo grande gap di miglioramento anche sull'invernale. E poi anche sull'interno, diciamo, sulle finiture abbiamo lavorato. Quello che volevo dire, l'altra domanda che volevo farle è perché ha scelto le soluzioni della Naturalia Bau e nello specifico proprio pava dentro, diffuser ma cappotto esterno e l'utilizzo dell'argilla? Sì, perché i materiali sono naturali e sono certificati naturali, che non è scontato, quindi è una sicurezza. Esistono diversi prodotti della Naturalia Bau, quindi c'è anche una completezza nell'uso di diversi materiali a seconda dell'esigenza. Avevo tutte le componenti per finire le pareti, dal cappotto, dal pava dentro, dal diffuderm e dal pava wall, e all'intonaco in argilla. Una bellissima finitura che dà all'abitazione un comportamento igrometrico più confortevole, con la capacità dell'argilla di trattenere l'umidità quando questa è eccessiva e la rilascia quando è disponibile l'ambiente, il rilascio dell'umidità.
ed inoltre perché l'argilla pare abbia degli effetti di negativizzazione dell'inquinamento elettromagnetico. Cosa interessantissima, oggi siamo pieni di antenne, di cose, è importante fare questo tipo di ragionamenti. E poi tra l'altro con il Procrea fondo prima e poi con il Procrea fine, noi abbiamo la possibilità di finire questa parete con un materiale unico, senza dover per forza andare a pitturare sopra, quindi anche un risparmio nei costi e nei tempi di cantieri. Cantiere velocissimo, perché i prodotti sono completi, sono facilmente modellabili, è possibile recuperare tutti i conti termici. Ci siamo trovati molto bene sia noi come studio di architettura e sia anche la nostra impresa che ci ha seguito in questo grande cammino. Siamo felici e lo è la dottoressa. Soprattutto la convinta. Sì. Io aggiungerei solo una cosa di un secondo e mezzo, è che mi sembra evidente che laddove ci sta, e questo si vede dagli occhi dell'architetto Ambravasan, laddove c'è passione e si crede in una cosa che si fa, i risultati sono questi. Sono quelli di una soddisfazione totale del cliente, che poi alla fine è l'obiettivo di tutti. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao.